libro della giungla. Mi ero appena svegliato. Noi pantere ci svegliamo presto, sapete? Quando uno strano suono attirò la mia attenzione. Poco dopo scoprii che veniva da un'imbarcazione quasi affondata. A bordo c'era un cucciolo d'uomo che stava piangendo. Quando presi con delicatezza il cestino dove era disteso il cucciolo, lui smise di piangere. Gli sorrisi e lui mi sorrise. «Vi ho salvato dal fiume», dissi. «Ma adesso tu hai bisogno di una mamma, vero?» E io, Bagheera, dovevo trovare al più presto una famiglia per lui. Mi ricordai che una coppia di lupi abitava poco distante da lì e che aveva appena avuto dei cuccioli. «Forse mamma lupa si prenderà cura di te», dissi. Senza perdere tempo, portai il cestino fino alla loro tana e lo lasciai vicino all'ingresso. Nascosto lì vicino, aspettavo che i lupi uscissero dalla tana. Il bimbo però ora stava in silenzio, così allungai una zampa e diedi una scossa al cestino. Non era stata una mossa molto gentile, ma funzionò. Il bimbo si mise a piangere e subito i cuccioli corsero fuori, seguiti da mamma lupa. «Oh, un cucciolo d'uomo!» sorrise la madre. «È così piccino, ma non ha paura di me. È coraggioso, come i miei tesori!» Un attimo dopo, dalla tana uscì Rama, il padre. Avrebbe accettato il bambino nella sua famiglia? Un po' sospettoso, Rama si avvicinò al cestino e ci infilò il naso. A quel punto il cucciolo d'uomo cominciò a ridere. Io trattenevo il fiato, ma vidi che anche Rama sorrideva. Che sollievo! Il piccolo era stato accettato. Per 10 volte da quel giorno tornò la primavera. Il cucciolo cresceva forte e adorava giocare con i suoi fratelli lupi. La madre l'aveva chiamato Mowgli, che nel loro linguaggio significa piccola rana, perché non stava mai fermo un momento. Ma un giorno cominciò a circolare la voce che Shere Khan, la tigre, stava per tornare nel nostro territorio. I lupi perciò si riunirono alla roccia del consiglio per discutere la situazione e anch'io ero lì ad ascoltare. «L'intero branco è in pericolo», disse il loro capo. «Shere Khan ucciderà quel ragazzo e chiunque cercherà di proteggerlo. Lo dico a malincuore, ma dobbiamo pensare alle nostre femmine e ai cuccioli. Mowgli deve andarsene». Rama non restò in silenzio. «Ma il cucciolo d'uomo è come se fosse figlio mio», protestò. «Ha diritto alla protezione del branco». «Nessun branco può opporsi a Shere Khan», rispose un lupo di nome Akela. «Non è giusto! Il ragazzo non può sopravvivere da solo nella giungla», aggiunse Rama, sconvolto dall'idea di lasciare Mowgli. I lupi però ormai avevano deciso e io pensai che fosse arrivato il momento di intervenire. «Credo di potervi essere utile», dissi. «Conosco un villaggio dove Mowgli sarà al sicuro. Lo porterò con me». Ero certo che il ragazzo mi avrebbe seguito volentieri e i lupi furono d'accordo. Così l'indomani mi caricai Mowgli sulla schiena attraversando velocemente la giungla. Presto in cielo brillarono le prime stelle e io cominciavo a sentirmi un po' stanco. «Bagheera, mi sta venendo sonno», disse il ragazzo. «Torniamo verso casa?» «Questa volta no», risposi. «Ti porterò in un villaggio degli uomini», spiegai a Mowgli. «Shere Khan, la tigre, è tornata e ha giurato di ucciderti». «Uccidermi?» chiese stupito il ragazzo. «Perché dovrebbe farlo?» «Perché odia gli umani», risposi, «e non ti permetterà di crescere e di diventare un uomo che un giorno le darà la caccia col fucile». «Beh, io non ho paura», esclamò Mowgli. «Insomma, basta. È stato deciso così», tagliai corto. E poiché si era fatto molto tardi, cominciai a cercare un posto sicuro per la notte. Fummo fortunati. Poco lontano c'era un grande, altissimo albero. Mowgli ce la mise tutta ad arrampicarsi, ma scalare le piante decisamente non era la sua specialità. Alla fine, col mio aiuto, raggiunse uno dei rami più alti. Finalmente potevamo distenderci e riposare, al sicuro da ogni pericolo. O almeno così pensavo. Mowgli, infatti, non aveva nessuna intenzione di mettersi tranquillo a dormire.
Voglio restare nella giungla, protestò. Dopo la lunga camminata io ero stanchissimo. Ora dormi, gli dissi soltanto. Ci aspetta un viaggio faticoso domani. Io so badare benissimo a me stesso, insisteva il ragazzo. Furono le ultime parole che sentii, perché presto caddi in un sonno profondo e non notai che c'era qualcun altro sull'albero. Ka, il pitone, si era appostato su un ramo più in alto del nostro e quando vide che anche Mowgli si era quasi addormentato, scivolò piano verso di noi. Senti un po' cosa c'è qui, sibilò annusando. Uno squisitissimo cucciolo di uomo, un succulento pasto, mi aspetta. Solo a guardarlo mi sento sazio. Che cosa vuoi? Vattene, esclamò Mowgli. Ma Ka usò i suoi occhi incantatori per ipnotizzare il ragazzo, che cadde in suo potere. Dormi, tesoro, fai sogni d'oro, sussurrava il serpente, e Mowgli non seppe resistere. I suoi occhi fissi in quelli del pitone lentamente si chiudevano. Intanto Ka lo avvolgeva nelle sue spire sempre più strette finché... Aiuto! Bagheera! Riuscì appena a mormorare Mowgli. E quando io aprii gli occhi, vidi quello che stava succedendo. Ka aveva già spalancato la bocca per inghiottirlo. Con una zampata colpì il pitone che lasciò la presa, srotolandosi come un elastico. Tu hai commesso un gravissimo sbaglio, sibilò Ka, rivolgendosi contro di me. Adesso fissa i miei occhi! In breve mi ritrovai ipnotizzato dal serpente, ma, per fortuna, Mowgli diede una spinta alla coda e Ka precipitò giù dall'albero. Questa volta hai vinto tu, ma aspetta che ti prenda tra le mie spire! Minacciò prima di fuggire via.